adesso è ptapoda dopo che è fuggita dalla prigione del ragno. Lear non ha ancora fatto rapporto. Sono terribilmente spiacente, maestà. Ancora no, ma sono sicuro che lo farà molto presto. Se fallisce di nuovo non avrò pietà di lui. Anche se Lear dovrà sottostare alla legge di Poseidone. Sì, padrone. Lear. Questa volta Lear corre grossi rischi. Sommo consigliere. Lear. Ho un grandissimo favore da chiederti. Che cosa sei venuto a fare qui? Forse non sai che sua maestà Poseidone è fuori di sé. Ecco perché vorrei un aiuto da te, sommo consigliere. Aiuto? Ero venuto a chiedere gli uomini pesci di Gelpes. E io invece non sono disposto a cederglieli. I miei uomini sono la guardia personale di sua maestà Poseidone. Sono qui per proteggerlo. È così, Lear. Non lo sapevi? Toriton è ancora vivo. Io posso impedirgli di agire usando la forza delle mie magie, ma per dargli il colpo finale ho bisogno di uomini abili e forti. Ho bisogno dell'aiuto delle tue guardie. Non sai uccidere un ragazzo. Guarda laggiù. Cosa può essere? Forse una nave che sta bruciando. Potrebbe darsi. Impressionante, chissà cos'è. Forse potrebbe essere dell'olio rovesciato in mare e poi incendiato. Non credo, è improbabile. State zitti voi tre, risparmiate il fiato piuttosto. È giusto, saremo costretti a non respirare. Non ce la faccio. Ah, neanche io. Resistete, tra poco usciremo dalla zona. E come lo sai, il mare sopra noi brucia ancora, non lo vedi? Strano, queste fiamme non mi convincono. Aspettate qui, vado a controllare. I miei occhi possono ingannarsi, ma non certo il mio pugnale. Se le fiamme sono reali, questa lama dovrebbe riflettere il bagliore. Ma non avviene. Queste fiamme sono un'illusione dei Poseidoni. Meglio provare a... Sono false, come immaginavo. Era un trucco. Grazie, Luca. Salta sul mio dorso, svelto. Aggrappati alla mia pinna. Su! Reggiti forte! Risalgo in superficie! Va bene, Luca! Olielfon, a te! Oh, maledetto! Le ha fatte scomparire! Dunque è quello il tritone? Sì, quello è Toriton! Lui è il nostro nemico, ma ricordate che non ho ancora scatenato tutto il mio potere. Va bene, Lear, farò come tu vuoi. Avrai gli uomini pesce, ma prima devo chiederlo a sua maestà. Un momento, guardate! Che c'è? È tutta buona. Quella traditrice. Toriton! Guardate chi arriva! È tutta buona! Cosa fate? Non dovete fuggire, lei è dalla nostra parte. Non l'avete ancora capito? È dalla nostra parte! Toriton! Ciao, Ettapoda! Anche se è dalla nostra parte, è sempre un Poseidone. Questa è gelosia. Hai deciso di unirti a noi e di venire in Atlantico? No, vi ho raggiunto solo per dirvi addio. E perché? Se Poseidone riesce a trovarti, ti farà uccidere. Unisciti a noi, è molto meglio. Vero, Pipi? Pipi, pregala tu di venire con noi. Lascia stare, Toriton. Ma io vorrei... Non ho speranze. Ho tradito Poseidone e lui sta facendomi cercare dappertutto per farmi uccidere. È solo questione di tempo. Ed è logico che per voi diventerebbe molto pericoloso avermi al vostro fianco. A me di questo non importa. E se vada! Thank you.
Harrington. Non sono più Eptapoda, la schiava di Poseidone. Non sono più prigioniera. Sono finalmente me stessa adesso e desidero di poter vivere a modo mio, sai, Toriton? Peccato che non ti abbia incontrato prima. Eptapoda! Uccidete Eptapoda e Toriton! Uccideteli! Uccideteli! Sarà fatto, sire Poseidone. Per riuscire nell'impresa, Lear ha chiesto di potersi servire delle vostre guardie. Idiota! Cosa sono queste sciocchezze? Decidi tu, Naide! Dio a Lear, piuttosto che se fallisce, dovrà subire il mio castigo, che ricordi? Il mio castigo! Sì, maestà. Va! Dunque, sua maestà Poseidone ti ha concesso le sue guardie, ora dimostra di essere all'altezza della sua fiducia. Voi obbedite a Lear e uccidete Toriton, chiaro? Sì, sì, signore. Signori, prendo il comando di questi uomini e mi dirigo verso l'Atlantico. Bene, bene, Lear, sai qual è il tuo dovere. Distruggi Toriton e soddisfa sua maestà. Certo, sommo consigliere. Destinazione Pacifico! Così Lear torna all'attacco, mentre Toriton e i suoi amici si dirigono verso la loro meta. Con lui sono gli uomini pesce di Geppe. Vediamo dove si trova Toriton consultando la sfera magica. Guardate, appare una forma! Hanno fatto già molta strada. Uomini pesce, osservate, questo è Toriton con i suoi amici. Ne abbiamo sentito parlare. Un ragazzo, lo uccideremo facilmente. Tutti gli errori del passato derivano dall'averlo sottovalutato. Ora fate attenzione. Ameba, ritorna in vita! Torna e uccidi Toriton! La voglio! Quella è l'ameba che inghiotte gli esseri viventi. Qualcuno l'ha riportata in vita. Certo c'è Lear dietro a questo. Sta puntando dritta su Toriton! Aggrappati forte! Sta attento, Toriton, è proprio dietro di noi! Non temere! Ma non credevo che quel ragazzo fosse così temibile! Ecco perché dobbiamo aiutare Lear. È mia intenzione di cancellarla dalla faccia della terra. Ecco perché ho chiesto a sua maestà Poseidone di avervi con me. Bene. Conto su di voi. Da solo non posso farlo. E neanche voi potreste da soli. Ora ascoltatemi bene. Hai salvato la vita, Toriton. Oh,
Ascoltate, dobbiamo fuggire da qui al più presto. L'ameba è frutto della magia di Lear. Se rimaniamo, userà i suoi poteri altre volte contro di noi. Hai sentito che cosa ha detto Thoriton? La penso anch'io così. Dobbiamo andarcene da qui, è in fretta. Certo, ma Heptapoda verrà con noi, muoviamoci. Heptapoda, non pensi ad altri che a lei. Mi sono stufata. Addio, amici. No, te ne prego, non andar via. Troppo devo farlo. Ho tradito i Poseidoni e se viaggiassi con voi il loro attacco sarebbe ancora peggiore. Lo capisci, vero, Thorin? È questa la verità. Se lei rimane, il pericolo aumenterà anche per noi. I Poseidoni ci attaccheranno lo stesso. Questo lo dici tu. Addio, amici. Addio a tutti. Cosa sarà quella luce? Io l'ho già vista altre volte. Quella è la luce dello schermo ipnotico di Lea. Sta creando nuove illusioni. Usa la sua magia per cercare di catturarmi. Mi hanno trovata alla fine. Ora mi uccideranno secondo la legge di Poseidone. Sono bellissimi. Torito, non fidarti. Sembrano piante, ma sono animali carnivori. Se avessi con me le mie spade, saprei come difendermi da queste mostruosità. Maledetti, ci hanno completamente circondati. Sono dappertutto. Non abbiamo via di uscita. Forse sono immagini false. Io provo a superarli. Niente pericolo, Thoriton! Bene, allora veniamo. Attento, Kalu, vieni via da lì. Ehi, che cosa ti prende? Quei vapori sono reali e velenosi. Fuggiamo da qui, presto. Dirigiamoci verso il basso e cerchiamo di passare. Non c'è niente che mi stringe. Questo è solo un vortice, ne sono sicuro. Ecco di nuovo la luce. Dobbiamo allontanarci, andare dove le magie di Lear non ci possano raggiungere, altrimenti dovremo combattere con dei miraggi. Non badate a loro, sono solo fantasmi. Basta chiudere gli occhi per non vederli. Quello che conta è abbandonare al più presto questa zona. Thoriton crede che noi siamo dei fantasmi e non ci assalirà. Sono soltanto delle illusioni, non dovete preoccuparvi di loro. Basta! Smettetela di ridere in quel modo! Ma questi sono gli uomini pesce di Gelpes, guardie di Sua Maestà Poseidone. Non avrei mai immaginato che potessero abbandonare il loro signore. Ecco perché vi ho detto che erano solo dei fantasmi. Che pazza, sono reali! Che cosa? Maledetta traditrice, ci hai riconosciuti finalmente. Attacchiamoli e uccidiamoli. Ah!
Tapoda! Sono un Poseidone e ho già combattuto altre volte in passato. Questi uomini pesce non mi fanno paura. Eptapoda, hai tradita troppe volte ormai. Non c'è possibilità di perdono per te. Dovrai pagare con la tua stessa vita! Ne arrivano degli altri. Noi ci occupiamo di Toriton. Va via. Sì. Tu pensa a Eptapoda. Forza Toriton, uccidilo. Le guardie di Poseidone, la mia vendetta li colpirà. Spade, vivete! Devi lasciare che io vada per la mia strada, Toriton. Non posso più rimanere. Non insistere, Eptapoda. Ma lo hai visto anche tu. Se rimango con voi, i vostri rischi aumentano. Non importa. Tu hai una missione troppo importante da compiere. Non devi assolutamente affrontare più pericoli del necessario. Tu non pensarci. Toriton, ora vedremo quanto vali veramente. Affronta le mie spade. Ora! Toriton! Maledizione, il mio pugnale non ha abbastanza forza. La tua vita è ormai giunta alla fine, Toriton, alla fine! Non riuscirà a resistere per molto senza il potere di Oliarcon. Lear deve essere di sicuro nascosto qui vicino per poter manovrare quelle spade. Devo trovarlo. Qui dentro, forse. La tua ora è giunta, traditrice. Andate! Oh, no! Toriton, all'interno della caverna. Usa il pugnale di Oliarcon. Fallo! Toriton! Chiedo la grandezza di sua maestà Poseidone di perdonarmi, Marcos! Aiutami! Soltanto così Eptapoda poteva soddisfare il suo desiderio e stare tra il sole brillante in cielo e il mare blu, lo sai, Pipi? Era una donna con un grande cuore. Sì,